primaria del PD. Che facciamo? Partecipiamo, non partecipiamo, che dobbiamo fare? Vabbè, noi a destra non andiamo, per cambiare le cose bisogna stare dentro, noi siamo cristiani, cristiani per lui il seme che muore, deve stare dentro, vabbè, partecipiamo. Una settimana dopo decidiamo di fare la lista. Naturalmente noi avremmo dovuto appoggiare Letta, perché Letta era ex PP, non era ex PP, la cosa più naturale è che noi appoggiassimo Letta. Per distinguerci, per non essere confusi con i lettiani, voi sapete che io li posso i lettiani, ma lo devo dire, lo sapete, comunque magari. Già dico la sinistra, Peppino Pillo, Pino Amamo, Lino Cicciarelli e compagnia di Rosabini. Rosabini. Per distinguerci da questi qua, Boccia, no? Noi appoggiamo Veltroni, anche perché veramente fra Letta e Veltroni non mi piace molto il Veltroni, molti mi piace Veltroni. Ognuno c'ha i suoi difetti, cioè, ognuno c'ha i suoi difetti, no? Allora, noi scegliamo la lista democratica per Veltroni, facciamo una settimana di campagna elettorale, praticamente solo di telefonate di sms, e vinciamo le primarie. Abbiamo la maggioranza relativa, o 33-36%, comunque la prima lista, e eleggiamo due candidati su quattro, gli altri due, uno la corrente di Ciruli di Talosta e l'altra in Veltroni. Beh, ci saremmo aspettati. Anche qui la nostra ingenuità, cioè nella vita non si finisce da imparare, noi siamo proprio dei dilettanti dello sbaraglio. Quando mi dite vecchio, perché dice, boh, tu sei vecchio, va bene, tu vecchi, poi provo a fare errori da vivere, no? Vabbè, noi ci aspettavamo che il giorno dopo questi ci chiamassero, ci dice, vabbè, ok, mettiamoci d'accordo, avete la maggioranza relativa, siamo l'unico partito, no, che la nota stessa, siamo messi d'accordo loro, le altre due liste, per mettere loro in minoranza, uno dei due delegati il giorno dopo fu raggiunto al telefono, era una precaria, fu promesso il posto di lavoro e passò dall'altra parte, e questo è stato l'esito finale. Ma ce n'è stato un altro. Voi ricorderete che quando siamo andati, penso che qualcuno di voi abbia partecipato alle primarie del PD, quando siamo andati a votare, ci hanno detto di conservare il talloncino, abbiamo preso un euro, e conserva, perché quello qua è per? Per tessere. Andate a informarvi, nella BAT, qualche tempo dopo sono state azzerate, bisognava rifare il tesseramento, non volevano più. Io la seconda volta che faccio una testa, due partite, non me la danno. Cioè io l'unica testa che ho avuto nel mio partito, nella mia vita, ancora non ce l'ho con l'UDC. Perché non abbiamo quella. No, e l'UDC io ho aderito così, perché se non c'è stato un congresso, faremo il congresso credo in autunno, speriamo che il Casini non esca pazzo, io ancora questa politica di due fondi non mi piace, lo dico pubblicamente. A me sta bene, o il centro o il centro-sinistra, i due fondi non mi piacciono. E secondo me a lungo penalizza anche il progetto. L'unica tessera è quella del Partito Popolare. Tutte le altre volte che cioè fare la tessera l'ho pagato e non me la pagata. Una volta ho pagato 20 euro, una volta un euro, una volta. Politica 2008. Abbiamo messo questo schiaffo dalle primarie. Io vi sto annoiando, perché altrimenti mi dici, questi hanno traditi il PD. Ma che tradito? Ma metteteli nei nostri banchi e ditemi che cosa avreste fatto voi. Politica 2008. Preso questo schiaffo alle primarie, c'è il problema. Che fai? Voti a destra? Sì, Casini aveva fatto un 1%, ma fino al giorno prima era stato con Berlusconi, chi si fidava? Pensavamo che fosse un trucco. Quindi diceva lui, noi non siamo di destra. Noi abbiamo fatto la campagna elettorale per il PD. Con soldi nostri abbiamo organizzato un convegno con Mastro Mauro. Per non fare la figura, perché come fare a spiegare a un privato cittadino che Paolo Farina, il potentissimo assessore di Zacco, non aveva il materiale elettorale, io non avevo i volantini, i sentini, non c'erano neanche quello. E però fa figura con la gente, quando diceva chi doveva votare al PD? E non dava chi? Lo chi, no? Dicevano, li ho finiti, vai alla sede del PD e fateli dare. Nemmeno il materiale ce lo dà. Dici tu, ti aspettavi grazie? No, ormai non ci aspettavamo grazie. Non ci aspettavamo che 10 giorni dopo la chiusura del 2008, emendamento Pinamango 514.000 euro, azzeramento della comunità. Cioè il grazie per le politiche per aver contribuito liberamente a far votare il PD è stato l'azzeramento della comunità. Non è finita. Luglio 2008, intervista in esclusiva su Patria 24 di Lorenzo Di Cosimo, io coordinatore di Andrea con Zaccaro, a proposito trasformismo. Questo lo do come consiglio, io sono contento che voi partecipate con la lista civica, ma sapete che c'è un punto debole della lista civica. Il giorno dopo che sono finite le elezioni, incomincia la campagna acquisti. E se le persone che sono state elette sono tutte libere e forti, non succede niente.
se hanno qualche temperamento, succede come è successo alla Grecia con Zacco, a un certo punto a 5 sono diventati 2. All'epoca però non si parlava né di trasformismo né di volta cabale, era normale andare a casa della Grecia con Zacco, comprarsi un consigliere e portarselo. A qualcuno è stato detto, se tu vuoi diventare consigliere, prima devi fare la dichiarazione di aderire ai casi popolari. Antonio Matino, come cognome. Va bene. Ma tutto questo era normale. Luglio 2008, intervista sul Fatto 24 Ore. Farina, allora voi confluite nel PD? Perché il connubio di Lorenzo Di Cosa, che è anche un mio amico, il connubio nel senso un po' esiste, state lì a destra, a tutti i show, a Ianca show, e io risposi, i matrimoni si fanno in due, se nessuno ti chiede la mano, non gliela puoi offrire. Silenzio assoluto. Settembre 2008, vedete come sto centellinando? Ma stiamo dicendo solo le cose fondamentali, eh? Incontro a tre anni, Titta Mastromano, non è Mastromano, ma il Paolo, allora, tutto a posto, è entrato nel PD. E quando va? Nessuno ci paga. Ho dimenticato di dirvi che il 25 aprile del 2008, io invece che fare una scappagnata con i miei figli, come sarebbe stato più normale, non ho nemmeno pranzato, sono stato dalle 12 alle 3 e mezza nello studio di Michele Emiliano con Boccia, Giro Grassi, Vincenzo Zaccaro, credo anche Emanuele Di Sceglie, a supplicare il segretario generale di intervenire nella situazione di Iesi. Allora, a fronte di questi reiterati no e a fronte di questi reiterati tradimenti, un bel giorno noi avevamo una sola prospettiva, starcene a casa, cioè le provinciali avevano partecipato così, come sta adesso Vincenzo. A braccia con sé, non aveva alcuna prospettiva politica. Un bel giorno, Giorgino prende baracca e Buttantini e se ne va nella miniera, lasciando l'Unione di Centro sguardita. Ora, noi siamo, ripeto, di centro, sinistra. A sinistra non ci voglio, a centro, e la moto abbiamo fatto quella che era l'ultima opzione possibile, che io non ho problemi a dire, è stato un ripiego. Per chi ha la passione, cioè io ormai lo riconosco, di avere qualche rotella fuori posto, cioè a me piace la politica, io in altri tempi non riesco a fregarmi della gente, ma secondo voi se io riuscissi a fregarmi sarei qua stasera, cioè ho detto come me, mi sono dimesso da un mese, è caduto il simbolo, ciao, non ho oggi come oggi alcuna certezza, non so che dire farete, voi tra l'altro siete a questo punto i miei competitori, ciao ben caffè, mi sta stando. Se uno non c'ha la passione del confronto, se non c'ha l'interesse, no? Perché le fa queste cose? E mo se viene a dire che l'appoggio esterno dell'Unione di Centro a Zaccaro è ciò che legittima il PD a far cadere l'amministrazione. Ma ciò sono pazzi. Ma sono ignoranti, posso pensare a cose del genere, senza offesa agli ignoranti. Lo scusa per il... Però quello che io, cioè nel senso, ti riprovo, è il esserti candidato per forza alle provinciali. Hai detto che non ti potevi dimettere prima, però a quel punto, visto che non potevi dimettere per il bene della città, non era necessario assolutamente la candidatura e quindi il passaggio prima dell'UDC. Potevi aspettare, dimetterti poi. Io ti rispondo, ma tu mi prometti che mi credi in quello che ti dico? Ormai avete capito che quando io ho problemi me ne vado subito a lavorare in campagna in questo pezzo di tempo che ho ereditato con la sua terra. Voi sapete come nasce la mia candidatura? Erano 5-6 anni che non riuscivo a trovare il tempo per votare in Libia. Qui ci sono degli esperti. 5-6 anni senza votare in Libia a sé. Siccome, mo ve lo dico, mo fino a me c'ho 2 mesi di ferie, ma io da assessore ho preso una settimana all'anno e poi